come sempre ottimo nello start. 0,68, il più veloce in assoluto allo stacco. Molto bravo anche in fase subacquea, farà lui la gara. Biedermann subito sopra, però non vuole lasciargli troppo spazio, è probabilmente l'unico avversario al mondo che può combattere con lui anche negli ultimi 50 metri. Biedermann sta tentando di strafare. 24 e 23 contro il 24 e 38 di Phelps, e vedremo se sarà a strafare. Comunque sa di dover andare al massimo delle sue possibilità, gioca tutte le sue carte, si nuota sul filo di quello che è stato il record del mondo. La riga rossa qui lo indica, e Biedermann leggermente avanti, molto più quieto, sembra almeno nella sua azione. Phelps denuncia un po' di tensione, probabilmente anche la grande volontà di essere protagonista. Paul Biedermann corre qualche rischio, secondo me, però vediamo. Rientra in virata, guadagna però non come al solito Michael Phelps, se ne va, tenta la fuga Biedermann. Phelps capisce tutta la situazione e non può aspettare. Riesce a rientrare, però guarda che qui c'è una bella chiave di lettura. Phelps ha festeggiato molto, non mi pare davvero il Phelps di Pechino. In ogni caso Biedermann ancora avanti, Phelps a inseguire, parte con tutta la sua gambata l'americano. 54 centesimi sotto il passaggio del record. Siamo al record del mondo, tenta in ogni modo di stringere i denti Michael Phelps, ma non ce la fa. Una lunghezza, Biedermann, oro e record del mondo a 1,42 netto. Impressionante. Il bronzo, guarda chi va, Daniil Isotov. Gara perfetta del tedesco, con enorme autorevolezza, è andato subito a prendere Michael Phelps, non gli ha lasciato spazio nei primi 50 metri, ha impostato il ritmo, non gli ha dato possibilità di credere nelle sue virate più di